Lettura del Vangelo di domenica 24 marzo, Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Dal Vangelo secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi, e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori, sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?» Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli». Oggi inizia la grande settimana, la più importante settimana dell'anno liturgico per i cristiani. È l'ultima settimana di vita del Signore e in questa domenica la Chiesa ci fa commemorare, ci fa rivivere due eventi importanti: l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, acclamato dalla folla, e la sua passione. E l'ingresso in tutte le chiese viene commemorato con la benedizione dei rami d'ulivo e la piccola processione che si fa, accompagnando così con il cuore e anche con il corpo Gesù che entra nella sua città, nella città santa, entra come il re Messia acclamato dalla folla che grida: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli». Osanna vuol dire salvaci, è un'acclamazione, e Gesù si presenta come davvero questo re Messia, però è un Messia umile, non è il Messia politico, il Messia onnipotente, il Messia che arriva a capo degli eserciti. È il Messia povero, fragile, debole, che cavalca mite, che cavalca un asino, come aveva preannunciato il profeta Zaccaria. Ecco, è proprio l'insistenza anche di Marco su questo puledro, che era la cavalcatura dei re di Israele durante i tempi di pace. Ecco, il re pacifico non è appunto quel Messia atteso, Messia potente. È invece il Messia che sarà di lì a poco, di lì a pochi giorni, sarà crocifisso, abbandonato da Dio, considerato maledetto. Ecco, un Messia inatteso, un volto di Dio che non ci aspettiamo, non si aspettavano loro e non ci aspettiamo neanche noi. Perché per noi Dio è quello che fa le grazie, che chiude i buchi, che sistema i problemi, che magicamente interviene, deve intervenire nella storia, altrimenti che Dio è? Ecco, e invece Gesù ci mostra un altro volto di Dio, un Dio capovolto, come lo definiva Bruno Maggioni. Capovolto perché è un Dio fragile, è un Dio debole, è il Dio che preferisce morire piuttosto che far morire, è il Dio che non vuole fare violenza ma piuttosto subire violenza pur di rimanere il volto della pace. Ecco, accompagnando questo Dio, questo Messia, anche noi ci impegniamo a seguirlo fin sotto la croce, cioè a seguire quella logica della non violenza, del dono di sé, della opposizione debole in un certo senso al male, ma forte perché l'amore, perché il perdono, perché la misericordia, perché la non violenza sono più forti del male e della morte. Guardando la croce di Gesù impariamo tutto questo, impariamo davvero che donare, donarsi è
la vera strada verso la vita.